Buongiorno a tutti, io sono Maria Chiara e oggi sono qui per presentarvi quest'opera realizzata da un artista di origini pesaresi, scomparso purtroppo lo scorso anno, Eliseo Mattiacci. Mattiacci, insieme ad altri artisti di area per lo più romana, si inserisce nel cosiddetto filone pauperista, anche se in realtà non volle mai definirsi un vero e proprio esponente dell'arte povera. Le sue opere, a partire dagli anni 60, sono frutto di uno studiato processo di sperimentazione nel quale unisce a materiali ricercati anche un attento equilibrio di forze, pesi e spazio. Nei suoi primi anni Mattiacci si diverte a produrre opere quasi performative. Sarà solo negli anni Ottanta che Mattiacci si concentrerà in particolare sull'uso dei metalli, che lui stesso definiva materiali vivi, per realizzare opere di grandi dimensioni di ispirazione cosmica. Egli infatti è molto affascinato da quelle energie fisiche invisibili, come la forza di gravità o l'attrazione magnetica, che sono alimentate da una sorta di tensione ideale costante che annulla quasi il peso della materia. Molte sue opere reinterpretano elementi spaziali, come le traiettorie celesti o le rotte dei pianeti, mentre altre ricordano quasi degli strumenti pensati per dialogare con l'universo. Questo è proprio il caso di Stratosferica, una scultura composta da un piatto in ferro riempito con piccole sfere di piombo, dal cui bordo parte una spirale in ferro che poi si alza perpendicolarmente al centro dello stesso piatto. La sua forma ricorda quasi un'antenna parabolica. Che Mattiacci con essa volesse provare a captare misteriosi messaggi dallo spazio? Inoltre, è interessante notare come l'artista si sia spesso divertito ad aggiungere alle sue installazioni e sculture anche un certo quoziente ironico. Il termine stratosferica, ad esempio, da un lato richiama l'idea di un'ascensione verticale nello spazio, ma dall'altro è un nome che si presta anche a un'interpretazione più letterale, ovvero un semplice strato di sfere.